questo numero. Protagonista la bellezza senza tempo, raccontata in un percorso emozionale di immagini realizzate da grandi artisti contemporanei. Nella rubrica salute tutti i consigli per rimodellare la silhouette, recuperare tonicità e dire addio agli inestetismi legati all'età. Niente più file al negozio, giri estenuanti o faticose corse alla ricerca del prezzo migliore. L'ultima tendenza dello shopping è a portata di click. Nello spazio dedicato alle relazioni, ecco qualche suggerimento per imparare a gestire le crisi d'ansia. Tutto questo e molto altro ancora nel nuovo numero di Magazine7. Ma per iniziare partiamo subito con Mattia Martinelli, il nostro interior designer, che ci porta a Milano, a casa di un'artista molto eclettica. Vediamo insieme di cosa si tratta. Riordinare perfettamente la casa, appendere quadri e fotografie alle pareti, scegliere l'arredamento più consono per ogni stanza. Niente di tutto questo, perché per l'arredamento del terzo millennio la parola d'ordine è personalizzare. Vediamo come. Per arredare la nostra casa partiamo sempre dal presupposto della casa stessa, della struttura e dell'arredamento, il che è giustissimo. Ma perché non partire da qualche parte più intima, più introversa? Oggi faremo proprio questo, vedremo come le nostre passioni possono arredare molto bene nella casa. Ci troviamo al quartiere Isola, nella nuova parte di Milano. La maggior parte di noi non ha un lavoro creativo, spesso si lavora negli uffici, quindi non si ha modo di pensare a cose creative. Però questo non ci deve limitare, si deve pensare sempre a quello che abbiamo dentro. Allora perché non utilizzare la fotografia come strumento per rendere la nostra casa più moderna, più particolare? In questo caso oggi ci troviamo a casa di Malena Mazza, una famosissima fotografa di moda che ha fatto della fotografia la propria passione. Vedrete degli spunti bellissimi. Oscar Wilde scrisse: una scrivania ordinata è specchio di una mente malata. In questo caso non siamo in una scrivania, ma siamo in una cucina. E la cosa è molto particolare e merita un'osservazione. Perché non fare quello che non ti aspetti? Perché non fare una cosa che è evidentemente sbagliata, ma che in realtà rende sia la propria passione che la propria casa molto bella? Ad esempio, perché non mettere dei piatti in camera da letto o, come in questo caso, delle foto in cucina? L'effetto è unico e ci porta a un disordine, ma ordinato e voluto, che rende la casa unica ed accogliente. La fantasia non ha limiti, allora perché non personalizzare il dietro di un frigorifero con delle fotografie? Guardate che meraviglia! In questa casa ricca di spunti, notiamo come il design ci è venuto in aiuto. In effetti non è facile coniugare una passione come la fotografia e l'arredamento. In questo caso una tastiera di letto anni 50 con dentro un autoradio, cosa che assolutamente non ti aspetti, è perfetta per questo ambiente. Cosa abbiamo visto oggi? Abbiamo visto che la casa è molto bello se è specchio delle proprie passioni. Non importa che uno faccia un lavoro che non è particolarmente creativo, è bello però trasmettere qualcosa nella propria casa che sia percepita anche dagli altri. È molto bello poi vedere come il disordine può essere ordine, se ben calcolato, o come dei pezzi che non ti aspetti vengano messi in punti inusuali. Come ad esempio questo calorifero, che normalmente è antiestetico, ma coperto da una fotografia diventa molto bello. Nel mondo sono ormai quasi 1 miliardo le persone che senza uscire di casa fanno acquisti sul web. Tra gli oggetti più venduti, pensate, ci sono le calzature. E a sorpresa, non sono solo una piacevole ossessione femminile. Guardiamo insieme il servizio. Che
Benché le scarpe rappresentino da sempre una delle passioni più diffuse, intense e travolgenti, in cui si concretizza indistintamente l'amore di donne e uomini per la moda, non è certo una novità. A cambiare semmai in questi anni, e di certo destinati a cambiare anche in futuro, sono invece modi e tempi con cui gli appassionati di calzature possono raggiungere l'oggetto dei propri desideri. Complice naturalmente il web, le tecnologie di ultima generazione e i siti sempre più chiari e avvincenti di shopping online. A svelarci curiosità e retroscena di cosa significhi oggigiorno l'acquisto, soprattutto virtuale, di scarpe, sono Van Privé e Privalia, del gruppo Van Privé, leader nel campo dell'e-commerce, che in occasione di The Micam, la maggiore fiera internazionale dedicata al settore calzaturiero, abbiamo incontrato al Museo di Scienza e Tecnologia di Milano, ad un evento dedicato al fascino singolare e avveniristico degli oggetti di domani. Le calzature sono il secondo settore più ricercato dai nostri soci, che a livello europeo, dove contiamo 50 milioni di soci, quindi riusciamo ad esportare il Made in Italy in tutta Europa, garantendo comunicazione e visibilità, oltre che un elevato numero di vendite, a tutti i marchi partner con i quali collaboriamo. I nostri acquisti sono acquisti d'impulso e anche nelle calzature le donne si confermano amanti dello smartphone e comprano fino al 70% delle loro volte attraverso questo tipo di device. E la sorpresa è che anche gli uomini comprano e un uomo su due compra calzature attraverso le app. Gli uomini sono sorprendenti, comprano calzature, amano i brand e si fidelizzano moltissimo ai brand. Comprano fino a due paia di scarpe dello stesso brand nella stessa vendita evento e spendono più delle donne. Sorprendentemente spendono un 15% in più delle donne nelle campagne dedicate alle calzature. Quindi sono un perfetto acquirente per i marchi di calzature. La sneaker è assolutamente un must have delle donne anche durante il giorno, quindi nell'ambiente lavorativo, ma anche la sera, l'abbiamo visto nelle passerelle, insomma le sneaker sono ovunque, le abbiamo sdoganate e le vestono mamme e figlie insieme andando in giro a fare shopping, e gli uomini da sempre le usano, diciamo, andando in ufficio in modo molto più informale. 70% delle donne ha, diciamo, la preferenza per i tacchi medi, quindi 5 cm dove non si sbaglia mai, però abbiamo un 27% costante da sempre di donne italiane che ama il tacco alto e ama le scarpe colorate, quindi ama usare qualcosa che le rende particolarmente felici. Ridefinire le curve, restituire al proprio corpo una forma e un tono piacevole. E perché no, riacquistare sicurezza e sensualità. Un sogno irrealizzabile? Assolutamente no! Oggi è possibile ottenere in pochissimo tempo una silhouette perfetta, senza correre rischi. Scopriamo come. Rimodellare il proprio corpo, rimuovere quell'antiestetico grasso localizzato e la tanto temuta cellulite, riuscire a sconfiggere o ad arginare in parte i problemi dovuti al rilassamento cutaneo. Queste alcune delle richieste più frequenti fra le pazienti che si rivolgono al chirurgo plastico, fino a poco tempo fa in grado di soddisfarle suggerendo i più classici e noti interventi di liposuzione e addominoplastica. Già, perché oggi, invece, grazie alle continue ricerche in questo campo, è possibile contare su un nuovo strumento, il Body Tight, capace di rispondere a queste esigenze sfruttando le proprietà della radiofrequenza. Ho deciso di sottopormi a questo intervento perché volevo, diciamo, migliorare una parte del mio corpo che mi piaceva di meno, è appunto l'esterno coscia e anche un po' diciamo, l'addome, perché ho diciamo, quel po' di accumulo adiposo che nonostante io sia una persona a normopeso, pratico sport, quindi mi impegno e faccio di tutto, però ci sono queste zone che per genetica il grasso non se ne andrà da solo, per cui c'è bisogno di rimuoverlo chirurgicamente.
da 100 anni esiste un modo di aspirare il grasso e negli ultimi anni ha fatto passi da gigante. Si chiama liposuzione, ovvero aspirazione dei tessuti adiposi, ovvero aspirazione del grasso. Si fa attraverso l'utilizzo di cannule che si inseriscono con delle piccole incisioni, con dei piccoli fori. Da oramai quasi 20 anni si è aggiunta la temperatura, vuoi con il laser, vuoi con l'ultrasuono, vuoi con il plasma o con la radiofrequenza, che di fatto è il body tight, per aumentare la temperatura della cannula e far sì che le fibre collagene, il derma, ovvero gli strati più profondi della pelle, si retraggano e si tonifichino oltre che togliere il grasso. Si può consigliare una liposcultura semplice a pazienti che hanno più aree da trattare o più massa adiposa da eliminare, mentre un trattamento di body tight è molto indicato in quelle pazienti che richiedono un trattamento mini-invasivo, meno impegnativo e di maggiore qualità, più tonificazione, più qualità piuttosto che più massa da eliminare. All'atto pratico il body tight è molto simile a una normalissima liposcultura, può essere effettuata su piccole aree in anestesia locale, su aree un pochino più vaste con una piccola sedazione o su aree molto vaste come un intervento chirurgico normale con ricovero in anestesia generale. Diciamo, si inserisce una cannula molto simile a quella della liposcultura accompagnata da un trasmettitore di radiofrequenza che corrono assieme lungo la superficie cutanea, una internamente e l'altra esternamente. La pelle viene realmente pinzata dentro e fuori in un flusso di radiofrequenza ad altissima temperatura che ne consente una grandissima retrazione. Il derma, ovvero la parte più profonda della nostra pelle, sottoposta ad uno shock termico, ovvero ad una temperatura elevata, tende a contrarsi, a ritrarsi, ripristinando una tonicità che era, diciamo, propria di età più giovani. Il risultato che si ottiene, diciamo che è semipermanente. Mi piace chiamarlo semipermanente perché il corpo continua a invecchiare, i tessuti riprendono un loro normale processo di invecchiamento e quindi si arriverà nuovamente ad una lassità cutanea con gli anni. Però diciamo che il risultato che si ottiene con un solo trattamento è un risultato permanente. Anche l'età chiaramente gioca un ruolo fondamentale nella scelta, nella selezione del paziente per questo trattamento. Sicuramente nei pazienti più giovani la ritrazione cutanea sarà maggiore, quindi per esempio una ragazza giovane che ha perso molto peso e ha una piccola lassità cutanea sicuramente otterrà una ritrazione migliore di una donna più anziana in cui il cedimento è causato principalmente dall'età. Con il mio corpo sono molto critica, nel senso che non sono mai contenta di come sono, quindi cerco sempre di migliorare me stessa. Sono cose mie, personali, sono fisse mie personali, diciamo. Non solo parole, racconti, video installazioni e musica, ma anche un viaggio nella magia della fotografia e della passione per il proprio lavoro. In occasione del 50° anniversario del brand, alla Triennale di Milano, una mostra evento celebra e ricorda Aldo Coppola, maestro dell'hair styling che ha rivoluzionato il mondo delle acconciature. Le sue iconiche acconciature hanno scandito la storia, i cambiamenti e l'evoluzione della bellezza femminile nel nostro paese, contribuendo a nobilitare e a rivoluzionare per sempre il lavoro del parrucchiere. Ad omaggiare oggi Aldo Coppola, in occasione dei 50 anni del brand da lui fondato, è la grande retrospettiva Bellezza Senza Tempo, ospitata fino al 2 marzo negli spazi della Triennale di Milano con ingresso gratuito. Un percorso multisensoriale e soprattutto una storia di grande passione, ricostruita attraverso 250 scatti d'autore, suggestive immagini che portano la firma dei più celebri fotografi di sempre, artisti del calibro di Oliviero Toscani, Fabrizio Ferri, Giampaolo Barbieri e Giovanni Gastel. La mostra nasce per celebrare i nostri 50 anni e ovviamente tutto il lavoro che mio padre ha fatto in questi 50 anni è stato un innovatore nel settore dell'acquaferra e nel settore della creatività. Nasce anche per celebrare noi che 50 anni che lavoriamo all'interno dell'azienda e che abbiamo costruito tutto questo bellezza senza tempo. La mostra l'ho fatta apposta perché la volevo dedicare più che altro ai giovani, perché capissero che dietro a tutto questo lavoro c'è tanta passione, quindi nel lavoro bisogna mettere passione, amore
e soprattutto sognare, perché io questa mostra l'ho sognata 10 anni fa, oggi sono riuscito a realizzarla e quindi questo sogno è rimasto e questa voglia, questo desiderio poi si è espresso in realtà, perché credo che se uno ha passione e desiderio poi le cose avvengono, accadono. 12 i temi per raccontare 5 decenni di storia italiana, arricchiti da proiezioni, reportage, sfilate e set fotografici. Momenti e collaborazioni importanti che testimoniano, scatto dopo scatto, la vita del maestro italiano, i suoi affetti e la carriera, iniziata a soli 15 anni. Lavorare con Aldo era in realtà guardare lavorare Aldo. Il lavoro mio passava in secondo piano, perché l'impatto con questa grande manualità e capacità di creare qualche cosa che prima non c'era, e vederla questa cosa accadere piano piano, pezzo dopo pezzo, vederla prendere forma, come fosse una scultura, era il vero entertainment, il vero spettacolo del set con Aldo Coppola. La cosa che mi emoziona è che io non rivedo solo i miei 38 anni di lavoro con mio padre, che ovviamente mi manca la mia anima viaggiatrice, no? Perché con lui era un uomo molto difficile, ma era un maestro con cui lavorare, molto umile, e quindi tutte queste cose che abbiamo scattato insieme per noi era un gioco bellissimo e si volava in altre dimensioni. Quella è la cosa che mi manca di più. Però quello che tocco io stasera è, vedo realizzato qualcosa di più grande, non solo del ricordo e della memoria di questa azienda, ma di come è stata costruita e da chi è stata costruita. È un complesso di cose, la bellezza. È emozione, è fantasia. Tutti riusciamo a vedere ciò che sembra, pochi riescono a sentire ciò che è. La bellezza è così. Durante l'inaugurazione è stato presentato con un grande party anche il volume Bellezza senza tempo, i cui proventi saranno devoluti alla Fondazione Francesca Rava, Onlus da sempre in prima linea per aiutare l'infanzia. Giornate sempre più impegnative, pesanti preoccupazioni e forte stress non fanno che accrescere la nostra ansia. Se molti riescono a gestirla, per altri può prendere il sopravvento e trasformarsi in veri e propri attacchi di panico. Per capire come controllare e superare una crisi d'ansia, sentiamo i suggerimenti della nostra esperta Barbara Fabbroni. Riguarda il 3,5% della popolazione mondiale e nel corso della propria vita un individuo su 3 ne ha sperimentato almeno un episodio. In Italia poi sono quasi 10 milioni coloro che devono farci i conti in maniera sistematica. Stiamo parlando delle crisi d'ansia che, se non curate, possono sfociare in attacchi di panico, sintomi inequivocabili di un disagio psicofisico e di un malessere interiore. Molti, anche i volti noti dello spettacolo, che hanno confessato di soffrirne, come la showgirl Pamela Prati, che ultimamente ha dichiarato ai media di non avere più una vita socialmente accettabile, in quanto non è più in grado di prendere un aereo o di stare in spazi piccoli. L'ansia innanzitutto è una cosa naturale, così come è naturale avere paura, e nel percorso della nostra vita noi sperimentiamo tantissime volte sia la paura verso qualche cosa che ci preoccupa e anche un po' di ansia, che può essere come dire, quel qualcosa che ci protegge da un possibile pericolo. Il problema arriva quando l'ansia si trasforma in qualcosa di più impegnativo, quindi diventa una vera e propria crisi d'ansia che può arrivare fino all'attacco di panico. Quando la persona soffre di crisi di ansia, può provare la semplice tachicardia che si presenta in delle situazioni specifiche, può avere paura dell'altro, quindi tende a isolarsi, può essere una persona che negli ambienti aperti o negli ambienti chiusi ha tutta una serie di sintomatologie, dal tremore alla bocca secca al rossore in viso, quindi tutta un ventaglio variegato di sintomi che
lasciano presupporre che questa persona sta vivendo un qualche cosa di estremamente particolare. Se questi sintomi persistono, quindi nella vita si ripresentano più volte, è doveroso prendersene cura e rivolgersi ad uno specialista. Ci sono persone che soffrono sia di attacchi di panico che di crisi d'ansia che tendono ad evitare il problema. Ed è la prima cosa che si fa, del tipo sono in ascensore, ho paura, prendo le scale. Ecco, queste sono cose che si fanno nel momento in cui la persona non si prende cura di questa sintomatologia. Nel momento in cui la persona si rivolge a un professionista, quindi inizia a lavorare sul problema che porta, mano a mano queste paure perdono di significato e la persona inizia ad affrontare anche tutte quelle esperienze di vita che prima evitava. Diciamo che l'esperienza sia di panico sia di ansia è una maniera che la persona trova per tirare fuori la sofferenza che ha dentro, perché il sintomo non deve essere mai visto come qualcosa di estremamente negativo, anzi il sintomo, io dico sempre ai miei pazienti, è il più grande alleato che la persona ha ed è un grande compagno di viaggio. Oggi soffrire di ansia è una fascia d'età talmente ampia, cioè soffre il bambino piccolissimo come la persona adulta, e per adulto intendo persone anche di 70-80 anni, che poi molte volte in un'età così matura può sfociare anche verso la strutturazione di una depressione importante. Un'esperienza d'ansia o un'esperienza di panico ben trattata, il problema si risolve anche in breve tempo. In un anno in Italia ogni famiglia getta nei rifiuti 450 euro, comprando prodotti che non mangerà mai. Per sensibilizzare gli italiani su questo tema, lo scorso 5 febbraio è stata celebrata la Giornata Nazionale contro lo spreco alimentare, un fenomeno che ci coinvolge tutti e per cui ognuno di noi può fare la sua parte. When I find myself in times... Ogni anno nel mondo il cibo prodotto ma non consumato è pari a un terzo del suo totale, sperpera un volume di acqua corrispondente al flusso annuo del fiume Volga e produce più di 3 miliardi di tonnellate di gas serra. Solo in Italia vanno direttamente dal campo al cestino 15 miliardi e 615 milioni di euro all'anno. Un circolo vizioso che genera conseguenze deleterie, dal clima alle risorse idriche, dalla biodiversità alla salute. Basti pensare che l'emissione di CO2 dai prodotti di scarto mai utilizzati determina un cambiamento climatico altamente impattante sia sulla produttività agricola che sul cambiamento di habitat naturali e microclimi, minando fortemente le basi della biodiversità del nostro pianeta. Se a tutto questo si aggiunge che 870 milioni di persone nel mondo soffrono ancora la fame, la denuncia dello spreco diventa un'emergenza non solo sul piano ambientale, ma anche su quello etico. I dati FAO presentati lo scorso gennaio testimoniano che un anno di cibo finito nell'immondizia, solo nel nostro paese, potrebbe sfamare nello stesso arco temporale quasi 44 milioni e mezzo di persone. Una situazione allarmante, a cui il governo italiano ha cercato di far fronte con la legge contro lo spreco alimentare, approvata nel 2016. Certo è solo un primo passo avanti, ma fa ben sperare per il futuro, come confermano anche alcuni esperti durante la tavola rotonda Feeling Food, che fa il punto sugli scenari futuri della sostenibilità. L'agricoltura in piccole quantità ha una valenza diversa dai prodotti di qualità, prodotti in quantità di massa, anche se noi dobbiamo produrre in grosse quantità perché se no non c'è cibo a sufficienza per tutti, anche se noi nello stesso tempo diciamo meglio poco cibo di alta qualità che tanto cibo di bassa qualità, però dovremo trovare un compromesso. Anche tenendo conto della nostra sostenibilità del cibo, perché i grossi allevamenti producono anche grossi inquinamenti, mentre il sistema naturale di allevare le mucche o i maiali allo stato brado non ha questo impatto ambientale così pesante. Noi viviamo in un pianeta meraviglioso, fatto di grandissime risorse naturali ma che sono limitate per definizione. Purtroppo negli anni passati tutti ci siamo forse disinteressati un po' troppo alla preservazione di queste risorse per chi ci seguirà
nei prossimi secoli. Credo che sia arrivato il momento, al di là magari di una a volte strana insensibilità anche da parte di alcune persone che invece avrebbero la responsabilità di stare attenti a questi argomenti, a questi fenomeni, credo che sia arrivato il momento da parte di tutti, anche da parte delle aziende, di salvaguardare con attenzione il patrimonio naturale che noi oggi abbiamo e poi sfruttiamo, portandolo avanti per le generazioni future. Ci fermiamo per qualche istante. Magazine 7 torna dopo la pubblicità. Bentornati a Magazine 7 ed ora come sempre un focus sui fatti e gli eventi della settimana appena trascorsa. Scusi, guardi, mi sto facendo un selfie. Oh, mi scusi. Do you have the time to listen to me? Gioia, stupore, invidia, esaltazione, paura, orgoglio. Sei emozioni, sei episodi scritti e interpretati da Stefano Accorsi con Peugeot per la nuova webserie Sensation Driver. I modelli della casa automobilistica francese diventano così il palcoscenico ideale per raccontare, con un linguaggio ironico e ritmato, tutto il piacere della guida. Nel momento in cui cambiano i modi di comunicare, così come cambia fra il cinema e il teatro, o fra il cinema e la televisione, il web è ancora un altro mezzo con altri ritmi, altre regole. Noi abbiamo voluto giocare molto sulla leggerezza, sull'ironia e anche su uno humor un po' cattivo, quindi il ritmo per noi era molto importante, non dovendo affondare in emozioni, diciamo, ma raccontando delle sensazioni in modo ironico, il ritmo era importante e anche l'idea che gli episodi, singoli episodi, non durassero più di tanto, insomma. È stimolante dover raccontare una storia in così poco tempo. No! Muoviamoci a passo spedito ma comodo verso Milano per conoscere Callaghan e la sua storia fatta di passione per le calzature, innovazione e artigianalità. Un design comodo e funzionale, ricerca e innovazione tecnologica combinate con una lunga tradizione artigianale e ancora pellami pregiati che incontrano materiali di ultima generazione. Questi i punti di forza del brand di calzature Callaghan, presente con le sue nuove collezioni uomo e donna, all'ultima edizione di The Micam, che si è appena conclusa a Milano. È un nuovo concetto, un nuovo modo di concepire la scarpa, che va per esempio ad ampliare il concetto stesso di sneaker, rendendola un accessorio da indossare invece tutto il giorno. I migliori materiali, poi, mixati con la migliore tecnologia, riescono a supportare perfettamente il passo, garantendo comodità ad ogni movimento. Il tutto senza mai tralasciare il design e le forme, ma anche la scelta e l'abbinamento dei colori, perché il fattore estetico per noi è un elemento sempre molto importante. Abbandoniamo lo stivale per approdare nei paesi scandinavi. Qui, tra natura e paesaggi suggestivi, sta per prendere vita un progetto dedicato allo shopping di lusso che strizza l'occhio al Made in Italy. La Finlandia accende i riflettori sullo shopping di lusso e lo fa riqualificando un'area portuale dismessa, dove nel 2018 sorgerà il Kotka Old Port, il primo designer outlet village finlandese, i cui sorprendenti risultati iniziali sono stati festeggiati a Roma lo scorso 16 febbraio. Intendiamo aprire nel 2018, nell'estate, stiamo parlando di 45.000 metri quadrati per tre fasi. La prima fase sono 70 negozi con del food. È interessante perché nasce all'interno di uno sviluppo molto più ampio, all'interno del quale ci sono dei campus, ci sarà un'arena, ci saranno degli alberghi, dei ristoranti, ci sarà anche un museo
e questo chiaramente secondo noi è quello che renderà speciale questo progetto. Indubbiamente nello sviluppo di un outlet tutto quello che è legato al Made in Italy è attrattiva e fa sì che sia un polo di attrazione. Made in Italia è una brand molto bene conosciuto in Finlandia. Ci sono quasi 200.000 finlandesi che visitano Italia ogni anno e veramente questo è per il cibo, per la cultura, per il vino. E c'è una parte integrale questo Made in Italy. Sono fondi di investimento che permettono al risparmiatore di affidare la gestione del proprio capitale direttamente alla banca per incrementarne il valore. Nella consueta rubrica soldi, Cosimo Pastore ci spiega cosa sia e come funzioni una gestione patrimoniale. Gli italiani il risparmio lo hanno nel DNA, anche se paradossalmente preferiscono non investirlo, come dimostrano i 1.367 miliardi di euro depositati nei conti correnti del nostro paese. I nostri connazionali sembra quindi che non vogliano rischiare, anche se con i rendimenti dei conti correnti ormai pari a zero, questo significa ridurre il proprio potere d'acquisto, eppure esistendo sul mercato delle alternative adatte a tutte le tasche. Ne parliamo con Paolo Galvani, presidente di Money Farm. E allora Galvani, detto che gli italiani risparmiano e molto, perché invece non investono? Per paura, per mancanza di fiducia o perché non hanno le competenze sufficienti? Direi che i loro timori sono comprensibili. Oggi però sul mercato esistono una serie di soluzioni che possono andare incontro a questa esigenza, come ad esempio le gestioni patrimoniali. Di fatto il risparmiatore affida ad un professionista la gestione dei propri risparmi e questo professionista compra o vende, in qualche modo gestisce questi risparmi cercando di ottimizzare i ritorni tenendo al contempo conto del profilo di rischio del cliente stesso. In molti ritengono però che le gestioni patrimoniali siano riservate soltanto a chi ha tanti soldi da investire. Assolutamente sì, o meglio, in Italia mediamente l'importo investito con una gestione patrimoniale parte dai 50.000 euro. Noi però abbiamo deciso di togliere questa soglia e quindi offriamo questa soluzione a chiunque, indipendentemente dall'ammontare investito. C'è però da dire che al di là dell'ammontare poi ci sono una serie di altre considerazioni che devono essere prese quando si investe in una gestione. Quali? Per prima cosa le commissioni. Mediamente in Italia il costo minimo di una gestione parte dal 2%, noi abbiamo deciso di prezzare questa soluzione allo 0,7%. Cosa vuol dire? Vuol dire che circa un 1,3% ogni anno rimane nel conto del cliente e questo fa altro che accrescere il ritorno economico dell'investimento stesso. C'è poi un tema di trasparenza, ovvero sia la capacità di avere accesso alle informazioni e a capire come queste gestioni sono costruite, che noi offriamo in tempo reale attraverso la nostra piattaforma, a differenza della gran parte delle soluzioni che sono cartacee e distribuite ogni 6 mesi. Galvani, cerchiamo di spiegare bene le differenze tra un investimento in fondi comuni e una gestione patrimoniale. Direi che forse il punto centrale è il tema della fiscalità. Laddove si costruisca un portafoglio in maniera indipendente di fondi o di ETF, quello che non si riesce a fare di fatto è la compensazione dei profitti con le perdite, ovvero sia nel caso in cui degli strumenti abbiano fatto dei profitti l'imposta viene pagata subito ed è al 26% e non si possono utilizzare le perdite per compensare queste imposte. La gestione patrimoniale offre questo grosso beneficio, ovvero sia profitti e perdite vengono compensati, in questo modo abbattendo l'impatto della fiscalità che non fa altro che aumentare il ritorno economico dell'investimento. Il tema della fiscalità è sicuramente importante ed è una differenza fondamentale tra l'investimento fai da te e la gestione patrimoniale, ma ce ne sono anche altre. Sì, direi che c'è poi il tema della selezione dell'investimento in quanto tale. Oggi se si vuole comprare un fondo comune di investimento si ha a disposizione un universo di circa 3.000 prodotti ed è molto complicato selezionare quello che fa per i propri bisogni tenendo conto poi del profilo di rischio. Quindi diciamo che di fatto la gestione patrimoniale è una soluzione comoda che aiuta il cliente che ha dei soldi in un conto corrente o in un conto deposito a trovare una soluzione diretta, molto semplice e che lo aiuta a risparmiare nel lungo periodo. Anche questa puntata di Magazine7 termina qui. Prima di salutarci vi ricordo che la 7 sostiene la campagna Gold for Kids, organizzata dalla Fondazione Umberto Veronesi, da sempre in prima linea nella cura delle malattie oncologiche.
con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45540 è possibile donare 2 euro per garantire ai bambini malati di tumore le cure più efficaci, migliorare la qualità della loro vita e aumentare la probabilità di successo delle terapie. E per oggi è davvero tutto. Arrivederci a sabato prossimo.